A noi i documenti non ce li chiede nessuno. È giù, botte da Orbi al comandante dei vigili urbani di Gela Giuseppe Montana. Un'aggressione avvenuta ieri sera nella centralissima e trafficata via Palazzi durante un normale servizio d'ordine e che segue di poche ore l'attentato incendiario ai danni di un sottufficiale dei vigili urbani al quale sono state bruciate due auto. Una situazione incandescente quella che si sta vivendo a Gela dopo che il comando dei vigili ha deciso tolleranza zero nei confronti di automobilisti indisciplinati e ambulanti abusivi e oggi lo stesso comandante parla di attacco allo Stato. È un'aggressione in effetti nei confronti dello Stato. Non c'era un interesse personale da parte di queste persone, anche se non giustificabile se ci fosse stato, voglio dire. Però non c'era ed era stata semplicemente una reazione nei confronti di un'autorità costituita. In quel momento era la Polizia Municipale, ma poteva essere qualsiasi altro organo dello Stato a rappresentare là il potere pubblico. Vi scannerei a tutti, avrebbe detto Salvatore Scudera, uno degli aggressori, vedendo i vigili intenti a fare una multa per divieto di sosta, ma alla richiesta dei documenti è iniziata l'aggressione, nella quale è intervenuto l'altro complice, Francesco Gemma. Il comandante Montana ha riportato lo stiramento del nervo brachiale con una prognosi di 7 giorni, 3 giorni invece per gli altri 3 vigili. I due aggressori sono stati arrestati e processati questa mattina per direttissima per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.